Nella flora intestinale, che sono i batteri presenti nel nostro intestino, potrebbero nascondersi questi segreti della lunga vita. Infatti uno studio guidato dai ricercatori dell'Alma Mater dell'Università di Bologna con il contributo del CNR ha evidenziato differenze significative nella flora intestinale di individui centenari e non. La flora batterica dei centenari è diversa da quella degli altri individui. In un certo senso è come la firma che attesta la loro eccezionale longevità. I risultati sono pubblicati sulla rivista Current Biology. I ricercatori hanno analizzato la popolazione batterica intestinale di 24 semi supercentenari, cioè di età compresa, pensate, tra i 105 e i 110 anni, della provincia di Bologna, confrontandola con quelli di centenari, 99-104 anni, di anziani 65-75 e adulti 20-50 anni della stessa area geografica. Si tratta del primo studio al mondo sul microbiota di soggetti così eccezionalmente longevi. La longevità, spiegano gli studiosi, è un tratto complesso in cui giocano un ruolo chiave la genetica, l'ambiente e il caso. La flora intestinale può rappresentare un tassello importante nel definire come e quanto un essere umano può invecchiare mantenendosi però in buona salute. Dalla ricerca è emersa l'esistenza di un core microbiota, una sorta di porzione fissa della flora intestinale costituito principalmente da specie di famiglia generalmente associate ad un buono stato di salute e produttrici di molecole estremamente importanti per l'organismo come gli acidi grassi a corta catena. L'abbondanza di queste specie buone però diminuisce, attenzione, con l'avanzare dell'età, favorendo la progressiva proliferazione di specie opportunistiche pro-infiammatorie presenti in bassa percentuale nei giovani. Nella ricerca però si è visto che il microbiota dei centenari non invecchia, non modifica granché, cioè la sua composizione. Anzi, il microbiota intestinale dei semi supercentenari mostra i segni di proliferazione di microrganismi buoni, con azioni antinfiammatorie e promotori della salute dell'epitelio intestinale. Sarebbe interessante a questo punto sapere se queste particolari caratteristiche del microbiota intestinale di individui così eccezionalmente longevi sono legate al loro passato stile di vita o se al contrario sono un tratto acquisito durante l'invecchiamento soltanto dai soggetti che riescono a vivere più a lungo degli altri.